Ciao ragazzi, voglio rispondere a un quesito che spesso mi viene posto e riguarda la filatura degli ami. Io, come ho affermato in molte situazioni, affilo i miei ami con ottimi risultati, ma questo per alcuni non è sufficiente e infatti alcuni sono ancora un po' dubbiosi e si chiedono se si tratti solo di una moda commerciale o di reale efficacia. Ecco, voglio rispondervi sperando di essere il più obiettivo possibile su questo argomento. Devo dire che i risultati parlano da soli, nel senso che da quando ho iniziato ad affilare le punte dei miei ami con il kit di Pinpoint Hooks, ho visto una qualità delle ferrate migliore. L'amo era penetrato sempre in profondità e perfettamente fino alla curvatura, e la riprova estrema l'ho avuta recentemente, insidiando grossi pesci in un lago naturale. Mi sono confrontato con uno dei pesci dalla bocca più dura in assoluto, che è l'amur. L'amur sappiamo tutti che ha queste mandibole dure come l'acciaio, che usa per strappare la vegetazione di cui si nutre, ma a volte sono proprio i nostri ami che ne subiscono le conseguenze. Infatti è noto di gente che si lamenta per ami rotti o piegati, e quasi sicuramente non è imputabile alla qualità stessa dell'amo, ma alla non completa penetrazione di questo nella bocca del pesce, in quanto l'amo è costruito in modo tale da sopportare il maggiore sforzo sulla curvatura e non sulla punta. Quindi un amo penetrato parzialmente farà forza sulla punta e quindi sarà facilmente apribile o che vada incontro a rottura. L'amur, appunto, avendo una bocca molto dura, è più difficile che l'amo penetri completamente. Bene, detto questo, entrambi gli amur di grosse dimensioni che ho catturato erano perfettamente allamati. L'amo era completamente penetrato fino alla curvatura nella bocca del pesce. Ho usato un amo di grosse dimensioni, un misura 2 a filo molto grosso, in quanto sto pescando in situazioni con ostacoli, e l'aver affilato sicuramente ha contribuito a una maggiore efficacia. Quindi devo assolutamente dire che i risultati sono migliorati. Sempre legato all'argomento affilatura degli ami, vorrei sfatare due credenze molto comuni tra coloro che non sono ancora convinti che l'affilatura degli ami porti a reali vantaggi. Uno di questi è quello che dice che un amo affilato sia più debole. Bene, questo non è assolutamente vero, perché, come abbiamo già detto precedentemente, l'amo è costruito per sopportare il maggiore sforzo sulla curvatura, le due curvature in particolare. Ma noi andiamo ad affilare la parte compresa tra punta e ardiglione, quindi in nessun modo andiamo a influire sulla tenacia e la robustezza del nostro amo. Il secondo mito o credenza da sfatare è quella che vedrebbe che un amo affilato abbia la punta più corta, cioè durante il processo della filatura noi andiamo a raccorciare la punta.
assolutamente falso, in quanto quello che noi andiamo a fare è diminuire la sezione compresa tra punta e ardiglione, quindi facilitando la penetrazione. Come potete vedere, due credenze sbagliate dietro a un processo eccezionale. Un'altra osservazione che viene avanzata è quella che ci dice che è noioso mettersi ad affilare ogni amo. Io sono convinto che il tempo perso, che una volta poi fatta pratica è veramente irrisorio, penso meno di un minuto per affilare perfettamente un amo, sia un tempo speso molto molto bene, perché se esiste un particolare che può aumentare veramente le nostre catture, sicuramente è la filatura degli ami. Molta gente è convinta che un amo nuovo appena estratto dalla confezione sia sufficientemente affilato per un utilizzo in pesca. Questo in realtà non è propriamente vero, in quanto gli ami prodotti industrialmente sono da considerarsi appunto una produzione di massa e l'affilatura non è veramente ai massimi livelli. Inoltre, molte confezioni vedono gli ami liberi all'interno del pacchetto, non sono confezionati singolarmente, e questo permette agli ami di toccarsi uno con l'altro e quindi di rovinare reciprocamente la punta. Ecco perché noi possiamo agire sui nostri ami sicuramente migliorandoli e ottenere un'affilatura tale che nessun amo commerciale da nuovo potrà mai avere. Ecco perché io credo al 100% in questa pratica. Per concludere l'argomento affilatura negli ami, spero di essere stato abbastanza esaustivo e di avervi messo una piccola pulce nell'orecchio che vi porterà magari a fare una prova e apprezzare voi stessi l'efficacia di questa pratica. Vi saluto e arrivederci alla prossima.